15 ottobre, le 10:34 minuti primi, amici all'ascolto di Radio Incontro. Buona giornata, buon sabato, soprattutto il sabato è foriero di sport, è foriero di eventi che condizionano in qualche modo anche la nostra città, la nostra Terni. Sappiamo che la Ternana giocherà lunedì in posticipo contro il Trapani, ma quel che salta all'occhio questa settimana è aver notato la trasferta, seppur giocando in casa, della Ternana femminile, quella Ternana femminile che oltre ad aver portato per la prima volta a Terni uno scudetto in uno sport di squadra, campione d'Italia 2 anni fa, riempie il Pala di Vittorio ogni qualvolta che gioca appunto in casa. Questa settimana la squadra ha dovuto emigrare a Rieti per la partita che la vedrà impegnata domani alle ore 16 in casa, e quindi noi ci siamo un po' stupiti di questa cosa, tanto da disturbare il massimo esponente della Ternana femminile, vale a dire il presidente Raffaele Basile, che è collegato con noi in via telefono. Presidente, buongiorno. Presidente, mi scusi, se può magari spostarsi in una posizione un po' più consona, perché la sentiamo malissimo. Posso un attimo? Sì. Come si dice in gergo, dove c'è più campo magari. Perché la sentiamo a tratti e vorremmo capire un po' di cose, ma sentendola forte e chiaro. Pronto? Sì. Adesso? Sì, forse adesso ci siamo. È ancora. La sentiamo sempre a tratti. Magari se può guadagnare una posizione un po' più. Sì. Magari vada in piazza, vada all'aperto. Ecco. Ok, adesso ci siamo. Adesso mi sente? Perfetto. Perfetto, ecco. Allora. Scusatemi, ma stavo in un punto. No, intanto volevo salutare sia lei che tutti gli ascoltatori e tifosi. Voglio anche ringraziarla per questa telefonata, ma soprattutto per quello che fa tutte le domeniche e per quanto sta vicina a questa società ed è coinvolto in questa società nel fare tutte le domeniche la radiocronaca, lo speaker. Quindi veramente grazie di tutto questo impegno che lei sta dando verso questa realtà. Ma ci mancherebbe, un piacere davvero immenso aver partecipato. E poi, tutto sommato, verrò ricordato come l'unico telecronista e speaker campione d'Italia, quindi non è poco. Esatto. Non è poco. E anche sfido chiunque, insomma, anche il grande Ivano Mari non ha potuto tanto. Mi perdoni Ivano Mari, mi scuserà, ma insomma, mi prendo volentieri questo merito, almeno per questa cosa. Poi, ovviamente, la carriera straordinaria di Ivano è tutt'altra cosa, distante anni luce dalla sottoscritta. È una persona che anche lui ha dato molto allo sport e all'informazione della è il più grande Terni. Il più grande indiscusso a Terni. Allora, presidente, veniamo a noi. Come mai questa trasferta a Rieti nonostante la Ternana femminile giochi in casa? È la prima volta che accade una cosa del genere? Sì, è la prima volta. Allora, io devo fare un piccolo preambolo. Devo essere ringraziato la politica, il sindaco Girolamo, per quanto lui abbia sempre fatto per questa società, come c'è sempre stato vicino nel nostro percorso da quando siamo arrivati a Terni. Sicuramente gli ascoltatori avranno letto ieri un mio articolo che è stato comunque uno sfogo a una certa situazione di tensione, perché lei ci segue tutte le domeniche, qui ogni domenica dobbiamo combattere con gli arbitri, e chissà perché quando vengono a Terni vengono sempre con una prosopopea, una spocchiosità che creano più problemi loro che noi. Diciamo quella che dovrebbe essere un'eccezione sta diventando una consuetudine a Terni, purtroppo. Sì, esatto, una cosa che a livello di stress onestamente sta diventando una cosa insopportabile. Non parliamo della procura che travolge i verdetti in una maniera senza nessun equilibrio di ragionamento. Ecco, mi hanno colpito queste disattenzioni
ultimamente, sia dell'assessore che della politica in generale. Cioè, forse prima di fissare questa data dei campionati di sollevamento pesi. Tra l'altro credo sia la Coppa Italia, neanche il campionato. Comunque, una manifestazione a livello nazionale, pure noi siamo a livello nazionale, ha creato questo disagio, ma non solo alla squadra, ma anche a tutti i tifosi e abbonati che si dovranno spostare da una città all'altra, che comunque è un sacrificio, un disagio, un ulteriore costo per tutti, quando sarebbe stato un minimo di attenzione a guardare il calendario e confrontarci come cercare di posizionarlo in una maniera tale da non creare disagi tra le altre cose. Ecco, questo un po' mi ha fatto innervosire, che bastava pochissimo per evitare tutto questo disagio. Ecco, forse sì, presidente, mi permetta però, ora non voglio ergermi a inviato delle Iene, quindi per forza farle domande scomode, però voglio farle anche domande che non siano banali, quindi una mi sovviene e mi piacerebbe che lei mi rispondesse in tutta franchezza. Questo sport, questa realtà che lei ha portato a Terni 4 o 5 addirittura anni fa, ha preso sempre più piede, tant'è che il Pala di Vittorio ogni volta che gioca la Ternana femminile in casa è sempre gremito, a dispetto purtroppo, lo dico, di sport di nicchia come magari può essere il sollevamento pesi, con tutto il rispetto per questo sport, ma non credo che facciano le 1000 presenze come quando gioca in casa la Ternana femminile in una qualsiasi partita di campionato. Crede che questa disattenzione, chiamiamola così, che ha scaturito poi la decisione di far giocare la squadra in trasferta, sia dovuta anche a un'empatia che sta venendo meno tra l'amministrazione e la Ternana femminile, o è solo un episodio isolato? No, su questo non assolutamente non credo che sia un venir meno un'empatia, credo che sia stata semplicemente proprio una disattenzione o un qualcosa di poca attenzione, non di specialità perché sennò può sembrare offensivo, ma proprio di poca attenzione di coordinare una cosa. Immagino anche che in questo momento loro sono presi da tanti problemi e forse questo ha contribuito a abbassare il livello di attenzione su questo questo aspetto. Diciamo che il sollevamento pesi o la Ternana femminile non è proprio il grattacapo principale del sindaco in questo momento. Diciamo questa versione, che poi più il sindaco che l'assessore, onestamente, perché non credo che il sindaco se vada a occupare. Io parlo di amministrazione comunque. Sicuramente è questo. Poi se lo facciamo a livello più globale il discorso, mentre per la città di Terni questa disciplina ha assunto dei contorni veramente importanti a livello di attenzione da parte di tutta la città, della politica e quant'altro, noto a livello generale che invece comunque viene sempre considerato come uno sport minore il calcetto che fanno sul campetto di calcio. Ecco, questo però è tutta un'altra tematica che non viene chiamata oggi in causa, ecco, non c'entra assolutamente nulla. Cioè, noi rispetto a tutta l'Italia siamo veramente a livelli altissimi, ma non solo come società sportiva, io parlo proprio come tutto, come città, come attenzione anche delle televisioni, dei mezzi di comunicazione, delle radio. Ecco, credo che assolutamente non ci sia un corrispettivo da nessuna parte d'Italia per questo tipo di sport. Dobbiamo arrivare al basket o al volley per avere la stessa attenzione mediatica. Presidente, un'ultima domanda poi la lascio perché ha degli impegni ovviamente e non voglio rubarle altro tempo. Sappiamo che l'Italia è un popolo di santi navigatori, ma anche di personaggi dalle promesse non mantenute e dalle grandi incompiute. Io ho avuto il piacere di conoscerla in questi anni, ho avuto l'onore di vedere di che pasta è fatto e quindi so che lei è una persona che, se prende un impegno, a costo di rimetterci la faccia e anche dei soldi, lo vuole portare a termine. La storia del Palafere
è un po', no, sembrerebbe, no, così sulla carta, in teoria, la solita storia delle grandi incompiute, non solo a Terni ma anche in Italia. Se ne parla, approvato, il progetto approvato, i soldi ci sono, però non si vede l'alba di questo palafere. A che punto siamo? Ecco, questo, allora, lei ha detto una cosa, io sono fatto un po', sono napoletano tutto da un pezzo, come si dice, cioè quando prendono impegno, mi fa piacere che ha detto questa cosa, perché quando viene da fuori è sempre un complimento e fa piacere, faccio una cosa, la porto e cerco di portarla sempre al meglio, al termine, mettendoci le risorse sia di tempo, di economico e di fatica, ma pur di farla al meglio. Poi non è detto che poi riesca al meglio, perché la vita è fatta di tante variabili che non sempre portano a un risultato sperato come sperato. Allora, noi abbiamo iniziato 4 anni fa questo percorso, perché io ci credevo allora, ci credo oggi, però oggi incomincio a vedere che per forse tante questioni che ci sono in giro si sta un po' perdendo quella tempestività che un progetto ha bisogno per potersi realizzare. Vede, io ho detto sempre una cosa, ma quella città non si deve risentire. Un progetto come quello della Ternana Calcio Femminile non può dipendere dalle persone, cioè non può dipendere dalla famiglia Basile, non può dipendere dagli sponsor, perché con le crisi, con le situazioni entrano ed escono, e quello va inevitabilmente a influire sulla disponibilità per portare avanti un progetto, perché se non ci sono i soldi non si può fare nulla. Purtroppo è così, né nel privato né nel pubblico. Io ho sempre detto, il progetto del palazzetto, una volta che viene dato in concessione alla Ternana Femminile, garantisce alla Ternana Femminile una stabilità economica, quindi una stabilità che gli permette di continuare questo progetto a determinati livelli, che possa potenziare anche il settore giovanile, la scuola calcio. Per me la scuola calcio deve essere qualcosa di gratuito, glielo dico. Oggi io sono costretto a chiedere l'iscrizione, perché con il venir meno di certi sponsor non riesco se no poi a far quadrare i conti. E lei è un imprenditore anche lei nella sua sfera, quindi sa bene a che cosa mi riferisco. E la sfera invece diventa quella, ma soprattutto ci darebbe anche la possibilità, questo io l'ho detto proprio alla trasmissione di Manu Mari, di allargare questo orizzonte, di non rimanere vincolato soltanto al calcio a 5, ma poter fare a livello di bambini e giovanile anche in altri sport, perché poi un bambino a 7, 8 anni, 9 anni è in quel momento che esprime le sue tendenze a fare meglio una cosa piuttosto che un'altra, e quindi poter dare questa possibilità a più ampio raggio a tutti i bambini. Ma per fare questo ci vuole il palasport, non c'è alternativa, se no questo progetto, ve lo dico, è destinato a morire prima o poi, per un effetto che, essendo troppo legato a una persona, a una famiglia, finisce. Anche del calcio 11 è la stessa cosa, no? Certo, infatti non volevo dirlo, ma mi sembrava in un certo senso lei stesse ribadendo lo stesso longariniano pensiero di recente memoria, insomma, e quindi è giusto che si sottolineino queste problematiche. Le società di sportive, calcio 11, basket, poi le calcio a 5, qualunque cosa, sono delle aziende. Che i soldi piovono dall'alto, cioè non mi ricordo quale o presidente diceva, è finito il tempo dei presidenti fessi e spregoni, cioè. Oggi tutto richiede un'organizzazione, una struttura, delle programmazioni, degli investimenti, che come tutte le aziende vanno programmate. Ma se io non ho certezze, e questo è il problema, diventa tutto, sì, uscirà tra poco, tra un mese, 2 mesi, 3 mesi, diventa tutto così labile, certo. Che non è detto che non si farà sto palazzetto, ma se viene fatto poi come le piscine dopo 11 anni, non ha più senso.
Certo, anche perché poi, Presidente, il paradosso sta proprio qui, cioè Terni ha bisogno di una struttura come il Palafere per come è stata presentata, proprio perché polifunzionale permetterebbe lo sviluppo di altre discipline sportive, oltre ovviamente diventare la casa della Ternana femminile. E quindi il paradosso è una cosa che porterebbe bene alla città perché la si ostacola o comunque si rallenta il suo processo naturale di realizzazione. Allora, io le dico anche una altra cosa che ho già altre volte forse detto, ma non messo nella giusta luce. Io quattro anni fa, quando si cominciò a lavorare su questo progetto, dissi: ma scusate, se per voi creare questa struttura è un impegno sia a livello di tempo, di risorse, progetto troppo grosso, o non ci sono imprenditori, perché poi tra l'altro Terni soffre anche della mancanza di grandi imprenditori o aziende di un certo tipo a livello nazionale, no? Non credo di offendere nessuno, ma è così, è un dato di fatto, no? Non parliamo di altre città che hanno un tessuto industriale ed economico completamente diverso da Terni. Dico, facciamo una cosa: dai in gestione il Di Vittorio, io lo ristrutturo, cioè lo amplio, c'erano le possibilità di ampliarlo, si crea un qualcosa sicuramente, non avrà 4.000 posti, ce ne avrà 1.000, ma la rendiamo fruibile anche per tante altre cose a livello di sport e di cose. La politica mi disse: no, noi vogliamo fare quella perché la città ha bisogno di un certo tipo di struttura, eh? E dico: va bene, allora se voi siete convinti che si può fare. Ovviamente i due progetti, a mio avviso, uno era facilmente realizzabile in training, l'altro avrebbe richiesto più lunghi, ma non po' più lunghi, tanto da diventare veramente chissà quando. Che poi stranamente questo percorso io l'ho visto fare ad Orte, l'ho visto fare a Rieti, perché le strutture di Rieti e di Orte, se non, ma perché noi andiamo a Orte, sono state date in gestione alle maggiori società sportive che, della zona, no? del luogo. Anche Fiano Romano sta facendo questo progetto alla Lazio, di dare tutto il complesso. Noi l'abbiamo visitato in quell'occasione, è stupenda che abbiamo vinto lo scudetto, quindi tutti sanno come è strutturato, no? A parte il palazzetto, ma c'è un campo di calcio, ci sono varie strutture, e stanno ipotizzando e stanno valutando di darlo in gestione alla Lazio Calcio 5, appunto, per come hanno fatto a Rieti con la società sportiva di Rieti, come hanno fatto a Orte. Io conosco bene i presidenti, quindi abbiamo avuto occasione di parlarne. Quindi non era un percorso campato in aria quello del discorso del Di Vittorio, però adesso non vorrei che per aver troppo nulla diciamo, mi scusi un po' il bisticcio di parole, però il mio timore alla fine è questo, che poi non andiamo, oppure ci mettiamo 10 anni e allora non è quello, ecco, onestamente diventa veramente un percorso che non me la sento più di andare a seguire, ecco. Poi non vorrei essere poi tirato per i capelli a fare cose che o di chiudere o di dover trovare altre soluzioni in altre città che danno cose più concrete ma più velocemente. Cioè, io non dico che il Palafere non è concreto, per carità, siamo arrivati al progetto, siamo arrivati a dover vedere stoppando, però ancora io non l'ho visto. Mm-hmm. Però non vorrei che i tempi poi diventassero enormi. Ecco, tutto qui. Questo è un po' la mia il suo stato d'animo di agitazione, certo, ecco, cruccio, certo, ecco. Certo. Presidente, allora io la ringrazio per questa chiacchierata, la saluto, no, l'ho sentita particolarmente amareggiata e delusa in questo frangente, ma ne ha ben donde, perché insomma purtroppo io vivo a Terni da 22 anni, ho capito un po' la realtà della città, che riflette un po' poi quella dell'andamento di tutto il nostro paese, e se vogliamo poi dal centro sud ancora peggio, e quindi avevo un po' previsto questa lungaggine. Ora non è che voglio ergermi a colui che ha la sfera magica, però è facile intuire in questo contesto di politica nazionale, soprattutto locale in questo momento, insomma, le lungaggini burocratiche ci sono sempre state e non avevo dubbi. Lo so, però la politica deve acquisire dei tempi diversi, perché se no l'economia e la finanza viaggiano a 1000 all'ora e loro non possono viaggiare a 10 all'ora, se no si crea una forbice che poi dopo fa perdere delle opportunità
enormi. Presidente, la lascio, la ringrazio ancora, no, la lascio grazie a voi. Con un detto ternano che cercherò di rendere più radiofonico possibile. È bello andare a un gran galà con il vestito degli altri, ecco, diciamo, a Terni non si dice proprio così, però lo rendo radiofonico, va bene? Grazie a lei, un caro saluto a lei, a tutti gli ascoltatori e a tutti i tifosi della Ternana, che devo ringraziare perché ci sono sempre stati vicino, non hanno mai fatto mancare il loro apporto, sia come sostegno ma anche economico, perché pagare un biglietto anche a 5-6 euro è un impegno, e io di questo li voglio ringraziare, perché stanno dando veramente un contributo importante a questa causa. E sicuramente sarà ancora così domani, perché domani, nonostante tutto, giocheremo in casa e il pubblico ci seguirà, perché il pubblico ternano è straordinario, è unico. Grazie a lei, sì, Presidente, grazie. A risentirla, buona giornata. Grazie.